Lavoriamo più ore, lavoriamo tantissimo, quindi è per quello che È servono le diventato chiappe serio, è strette. diventato serio, Sergio. Certo che lavoriamo tantissimo, difatti noi dalle 4:30, come ripetiamo tutte le volte Siamo del sempre mattino, qui. siamo qui a cercare di montare, creare la nostra trasmissione per poi arrivare la sera e avere questo risultato fenomenale, meraviglioso, come è a chiappe strette, no, Sergio? Beh, questa è una trasmissione che è veramente al top. Ci ha chiamato Giuseppe Cruciani anche facendoci proprio i complimenti Oh perché insomma, ci già, ascolta lo anche lui, salutiamo, caro sempre. Giuseppe, Ciao ti Giuseppe. salutiamo come salutiamo anche Samuel, che dopo passeremo perché si parlava anche di Samuel in questi giorni qua. Vabbè, ma non parliamo di Samuel, parliamo Basta, parliamo di un altro artista di italiano che è questo Cave. qua, che è Daniele Silvestri. Oh, che c'è il concerto in questi giorni. A dopo. Ciao. Vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta, ora non posso, vado di prescia, forse ritorno, ma non è una promessa. Vado di fretta, vado di corsa, quello che serve è tutto dentro alla borsa, per adesso mi passa. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile, ma di Gino io mi fido un po' di più. Noi gli stessi punti di vista, per adesso mi basta. Hey, hey, sono gay, sono gay. Non sono gay, non sono gay, sono gay, sono come noi. Oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei. Mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei. Sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai. Sono gay, sono gay, sì sono gay, non sono gay. Ma vorrei, ma lo sai, quanti geni d'eroi sono gay, non lo sai. O lo puoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale, o al caso migliore, un giullare, un fenomeno da paragone. E lo tollererai solo quando eccezione, lo tollererai su televisione, lo chiamano gay e tu pensi ricchione. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile, ma di Gino io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa, Gino, i miei stessi punti
Beh, questo era Daniele Silvestri. Adesso qua c'è forse un problema di eco, perché la nostra regia alle volte non fa le cose come deve fare, ma siamo di nuovo ritornati qui in diretta su Paranet Radio. Questa è A Chiappe Strette e siamo qui, non sappiamo dove finiremo, anche perché a un certo momento poi eccomi. Sono arrivato, caro Sergio. Trattativa conclusa. Stavo trattando con gli indiani per vendere la radio. Ah, e cosa hanno detto gli indiani? Alla fine accettano la nostra proposta? L'accettano, però la devono vagliare. Come facciamo a fargliela vagliare? Beh, magari possono scendere di qualche milioncino di euro. Bah, io non scenderei a patti comunque. No, vabbè, gli abbiamo chiesto 98.000 euro. Secondo me, i 99 ce la danno. Domandate in crisi con questa proposta. Sì, ci dobbiamo pensare. Pensiamoci un attimino, facciamo una cosa, pensiamoci questa notte, riflettiamo un attimino, magari con quelle splendide goccine che ogni tanto utilizziamo, che ci fanno aprire la memoria. Perché noi praticamente dobbiamo focalizzarci sulle prime 5 cazzate che vengono dette, che al mondo sembrano realtà, cioè agli occhi degli ascoltatori, degli amici del mondo, li vedono come se fosse una realtà, invece sono cazzate. Allora partiamo con la numero 5, Sergio. La numero 5? Parto io? Parti te. Allora, la cazzata numero 5, quella che viene spacciata al mondo come fosse una verità, e che, mi raccomando, Sergio, allora, leggi qua. Numero 5 è che le automobili hanno bisogno della benzina, del petrolio per camminare. Esatto, perché non è così, cari amici, perché al giorno d'oggi ci sono automobili che viaggiano con l'alito. Praticamente, certo. Io ho visto questa automobile che praticamente c'è una cannuccia che dall'abitacolo entra in bocca e con l'alito tu sei mai... Infatti è stata sperimentata qua in Piemonte con la bagna cauda, no? Dopo le celle, che era una scheggia, ti ricordi? Ha raggiunto quasi 200 km orari, cioè, ragazzi, colpi di alito, fantastico. L'altra cosa che al mondo, diciamo, al mondo prevalentemente, diciamo, al nord Italia, nella zona di Torino, agli occhi dei torinesi, della popolazione torinese, è il maltempo. Dicono che a Torino c'è il maltempo, no. C'è l'acqua alta, il posto arrivato, no, sono tutte cazzate. No. Perché? È quello che volete vedere voi, perché, esatto, voi dovete vedere nel vostro inconscio, dovete aprire i chakra, dovete focalizzarvi nella linea di luce che dalla parte più estrema del nostro, diciamo, sole penetra nel nostro cervello fino all'orifizio e scende fino al centro della terra, e quella luce lì è la luce che vi aprirà nuovi orizzonti. Esatto, infatti io sfido tutti voi, provate a prendere un drone, mandarlo su in alto fino a 5.000 euro, e che cosa ci trovate, amici? Che cosa ci trovate? C'è una scala graduata, no? Con gli euro, più il drone va su e più guadagnate euro, è tipo l'applausometro, no? Dipende da quanto investite sulle pile per far andare su le pile. Logicamente sono le pile di Paranet Radio, perché noi abbiamo queste pile che costano solo 9.992 euro una pila. Per guidare il drone ce ne vanno 20, però vi dura, però durano un casino. Più investite sulle pile, adesso dai il codice per fare il bonifico, per acquistare le pile di Paranet. Allora, il codice per fare il bonifico lo trovate sulla nostra pagina Facebook, lo trovate in sovraimpressione, basta solo esclusivamente che voi chiudate gli occhi e vi appare lì l'IBAN, il nostro IBAN, per poter fare le donazioni alla radio, per poter fare le donazioni al nostro team di ricerca che tanto sudore, tanto ingegno spreca per portare a voi innovazioni, certo, tecnologiche, come, certo, questa batteria, oh, che è capace di alimentare un drone, portarlo lassù fino a 5.000 metri e farvi vedere che poi alla fine il sole c'è. Siamo alla cazzata numero 4, vogliamo sentirle dopo le altre 3? Le altre 3 le sentiamo dopo in compilation, diciamo, stravagante. In compilation stravagante. Sì, che è il nostro motto, il nuovo motto, l'abbiamo clonato stasera. Adesso proprio, in questo momento. Sì. Perfetto. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla è visto.
soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una Walker Bolter. È come un arlecchino, ma non si rompe mai. Rieccoci qua sempre in pista, cari amici. Siamo alle 5 cazzate favolose. Esatto, eravamo rimasti alla numero... Ce ne mancano tre sostanzialmente. Abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo stringere. Quindi, al terzo posto cosa mettiamo? Io metterei quella diceria che i pipistrelli non ci vedono. Esatto, cioè, sono ciechi, i pipistrelli sono ciechi. Questa è una grandissima cazzata, ragazzi. Perché i pipistrelli utilizzano, sì, è vero, utilizzano il radar, no? Hanno questo radar tipo Space Runner, no? Che vanno in giro di notte a chiappare le pipistrelle. E quindi ci vedono. Le vedono bene. Io ho visto una volta, mentre andavo in Sicilia con la macchina, no? Ho visto praticamente un pipistrello che a 50 km di distanza vedeva l'autovelox. Quindi sono cazzate che il pipistrello non ci vede. E poi avete mai visto un pipistrelli con gli occhiali di Giampiero Mughini? Assolutamente no, cari quindi, ragazzi. Quindi i pipistrelli ci vedono benissimo. Vedete solo Batman mi caccia il radar, mi volava in giro, faceva tutte le cose. La cazzata numero due. Allora, si pensa e si crede che quando uno suona al campanello e voi rispondete al citofono, sembra che c'è tutto un collegamento che va dal citofono a sotto, no? All'altoparlante di sotto. Invece no, cari amici, sono tutte cazzate. Perché praticamente tutto. Quello di sotto urla talmente forte, no? Che praticamente l'urlo sale nella tromba delle scale, si amplifica come in un amplificatore, passa attraverso, diciamo, compresso attraverso quello che è l'orifizio del vicino di casa, esatto. E penetra nelle vostre orecchie direttamente amplificato. Esattamente, è così. E poi tutto quanto è registrato da una società, diciamo, ultraterrestre. Esatto, soprattutto ultraterrestre, soprattutto, perché ci sono gli extraterrestri che sono ultra. Adesso sono, c'è gli altri, diciamo, la composizione è l'ultraterrestre. Come? I Lines Seta e i Tampax, certo.